Ed eccola qui la seconda generazione della Audi A3 plug-in hybrid. In realtà si chiama 40 TFSI E, questo per distinguerla dalla 45 TFSI E che arriverà nel corso del prossimo anno con 245 cavalli di potenza e non 204 come in questo caso, ma di fatto mi piace chiamare entrambe plug-in hybrid perché è più semplice e soprattutto fa capire immediatamente quale tipo di tecnologia è nascosta sotto a questo corpo vettura, che è identico per quanto riguarda le dimensioni alla normale Audi A3, quindi 4,34 m, 2,63 m di passo, una vettura che nasce per essere nel pieno cuore del segmento C, con allestimenti e design che chiaramente parlano di universo premium, come da sempre fa Audi A3, che del resto questo segmento l'ha inventato. Vettura compatta ma non troppo, è in grado di ospitare abbastanza comodamente 4 persone più 1. Quello che cambia in questa variante plug-in hybrid chiaramente è lo spazio all'interno del bagagliaio, perché scende a 280 litri, non è una grandissima perdita, poi ve lo farò vedere, ma realmente questo tipo di tecnologia con un pacco batteria da 13 kWh che assicura 67 chilometri di autonomia in elettrico, ovviamente porta con sé anche un'occupazione degli spazi che è diversa da un punto di vista tecnico rispetto a quello di una normale A3. Per quanto riguarda lo stile, invece direi che è praticamente identico, con la bocca allargata rispetto alla precedente generazione, con la calandra a nido d'ape, la vedete che va a svilupparsi tutto attorno, il posizionamento direi ben fatto da radar di distanza e chiaramente alcuni richiami al mondo della sportività con questa bocchetta simile Audi 4, Sport 4 anzi si chiama la vettura, che secondo me sta molto bene nel contesto del design di questo nuovo frontale design, all'interno del quale viene sviluppato anche questo nuovo gruppo ottico a L con la firma luminosa nella zona superiore, che viene ripresa anche nella parte bassa con questi 15 terminali luminosi a LED che possono andare a sviluppare diversi disegni sulla base dei diversi momenti della vettura. Chiaramente è disponibile anche la tecnologia Matrix per i fari, con lo spot laterale che va anche a illuminare la zona laterale nel momento in cui approcciate a un semaforo o ad un incrocio. Macchina chiaramente ben studiata anche dal punto di vista aerodinamico, qui le bocchette dell'aria sono chiuse, ma come vedete questo disegno serve proprio ad incanalare il flusso nella zona laterale andando a soffiare attorno a un cerchio, in questo caso è da 18 pollici, che nasconde una pinza a doppio pistoncino flottante, quindi di fatto i due pistoni sono dall'altra parte, che mordono un disco in acciaio. L'impianto frenante non è nulla di che, ma questo dimostra come la tecnologia di recupero di energia, che arriva fino a 40 kW in fase di frenata, consenta a questo impianto frenante di essere più piccolo e allo stesso tempo più leggero rispetto a quello che una vettura di 1635 kg avrebbe bisogno chiaramente per essere frenata nella migliore delle maniere. Qui abbiamo la nostra presa di corrente, che è una alternata, una Type 2 se non ricordo male si chiama, con la possibilità di essere ricaricata ovviamente anche a casa con una potenza di 2 kW. A casa ci vuole 5 ore per caricarla, del resto sono 13 kWh, per cui se la matematica non mi inganna dovrebbe essere più o meno quello il tempo di ricarica di questo oggetto. Si arriva a 1,3 litri ogni 100 km di consumo medio, da 24 a 31 grammi chilometro di emissioni di CO2, con appunto un prodotto che, vi dicevo, da un punto di vista estetico è identico ad una 3 di tipo tradizionale, se non fosse proprio per la bocchetta di ricarica nella zona laterale sinistra, e per questo bagagliaio che ovviamente è ridotto per quanto riguarda le dimensioni per il riposizionamento degli elementi tecnici che fanno parte del sottoscocca. 40-20-40, il frazionamento dei sedili, presina di corrente, ma come vedete qui lo spazio è particolarmente diminuito, soprattutto in altezza, per quanto riguarda il vano bagaglio. Andiamo a richiudere, e questo mi piace, questa cosa del portellone elettroattuato, portellone che chiaramente va a raccordare i due elementi luminosi con un insieme che sviluppa quelle che sono le forme delle precedenti generazioni Audi, ma le porta nel futuro con una estetica che è decisamente modernizzata rispetto a quelle delle A3 di precedente generazione. Si capisce che è una 3, questi 4,34 m parlano chiaramente di Audi A3 in tutti gli stilemi che vanno a distinguerla, però chiaramente parlano anche di grande modernità e di grande capacità da parte di Ingolstadt di evolvere quella che è uno schema tecnico, anzi uno schema stilistico che si porta dietro da tantissimi anni e che danno anche un grande senso di continuità che pochi costruttori riescono secondo me a vantare. Detto questo,
andiamo a vedere anche come è fatta la parte meccanica, perché il 1.4 4 cilindri da 150 cavalli si combina con un motore elettrico attraverso una soluzione a sandwich con il cambio S-Tronic o DSG che dir si voglia, installato qui nella parte destra. Motore elettrico con 109 cavalli, con 330 Nm di coppia massima. Tenete conto che la coppia massima complessiva del powertrain è di 350 Newton metro, che assicurano buone prestazioni, ma la buona prestazione è assicurata anche nella modalità semplicemente elettrica, perché si viaggia fino a 140 km orari e questo consente alla vettura di sfruttare al meglio quello che è il suo pacco batteria, proprio per permettere di viaggiare il più possibile in elettrico, sempre che chiaramente voi vi ricordiate di caricare la macchina. Per quanto riguarda gli interni, classici materiali Audi, sono piacevoli al tatto. Mi piace il listello con il LED all'interno che può cambiare colore, non mi piace per nulla la maniglia rovesciata, questo è un elemento che proprio mi dà fastidio dal punto di vista estetico. Mentre per quanto concerne l'interno, a fronte di una plastica molto dura nella parte bassa e anche qui nella parte bassa dei sedili, si trovano alcuni elementi come la pelle cucita ad X, la vedete, che si ritrova anche all'interno dell'abitacolo, e poi la possibilità di andare ad aprire il portellone direttamente dalla tasca, come del resto anche il tappo della benzina. Questa è una S-Line, per cui abbiamo anche una finitura un pochino più sportiva, anche per quanto concerne il sedile, che ha la cucitura a contrasto e ha le sponde un pochino più evidenti rispetto ad una 3 di tipo tradizionale. Saliamo a bordo, si nota ovviamente anche la forma del volante, perché è più, un attimo che mi regolo anche il mio sedile, la forma è più meccanico, la forma è un pochino più sportiva, un pochino più squadrata. Allo stesso tempo la cosa che mi piace è che questo interno sia stato sviluppato con un concetto stilistico che parte dall'Audi A1, parte anzi dalla A8, poi sulla A7, ma è stato sviluppato ulteriormente nello schema monodisplay sull'Audi A1, con una parte alta che funge da frontino per quanto riguarda la parte destra, ma si interrompe nella parte sinistra con l'introduzione, lo vedete, di queste due bocchette dell'aria, eccole qui, un po' stile Lambo, sembra un po' il cruscotto della Lamborghini, con le due bocchette dell'aria rialzate e soprattutto poste ai lati della strumentazione, che chiaramente parla di un display MMI di nuova generazione. C'è di tutto e di più all'interno di questo display. Si può tranquillamente chiaramente andare a interagire con la mappa, con la dimensione dei quadranti che simulano da un lato gli analogici per quanto riguarda la parte di tachimetro, anche per quanto riguarda la parte ad esempio di range d'azione o di utilizzo della corrente o del powertrain. All'interno di questo strumento troviamo il volume del carburante e la quantità di energia stivata all'interno delle batterie, che vi ricordo sono in grado di assicurare fino a 67 km di autonomia. Per quanto riguarda la parte di multimedialità, ovviamente c'è la connessione in rete LTE, per cui è super connesso. Questo sistema è esattamente quello che troviamo anche sull'Audi A8. Troviamo la mappa con la visualizzazione 3D, Google Earth, eccetera eccetera, e poi troviamo anche qui una funzionalità di regolazione della tipologia di utilizzo delle modalità ibride. Quindi si può andare in EV puro, si può andare in ibrido normale, diciamo, quindi la vettura seleziona quale motore utilizzare. Si può mantenere il livello di carica all'interno della batteria, quindi se avete il 45% la vettura, pur sfruttando in parte l'elettrico, comunque cerca sempre di mantenere quel livello di energia all'interno della batteria. E in più abbiamo il battery charge, che serve per ricaricare la batteria se siete a zero, magari avete bisogno di entrare in una zona in cui possono entrare solo le automobili elettriche, e quindi si può andare a ricaricare la batteria attraverso l'uso della benzina. Certo, è come utilizzare 4 dinamo sulla bicicletta per far andare i fari, per intenderci, quindi si fa molta fatica nel far avanzare la vettura e quindi consuma di più nel momento in cui andiamo a cercare la ricarica, ma comunque è un sistema che consente anche di ovviamente incrementare l'energia all'interno del pacco batteria. Mi piace come è fatto la finitura, vedete questa fibra di carbonio, questa è un materiale composito, non c'è la resina nella zona superiore, è ruvida e piacevole al tatto. Può piacere o non piacere il fatto che ci sono due bocchette dell'aria proprio in faccia al passeggero, e poi a livello di finiture direi che comunque troviamo sempre il solito discorso Audi, con grande attenzione anche per quanto riguarda i passeggeri, come ad esempio la lucettina
per far truccare la vostra morosa nel momento in cui viaggia con voi, o troviamo anche elementi come sistema di ricarica wireless, le due porticine USB e poi una semplificazione per quanto riguarda la parte del cambio, perché troviamo il by wire per quanto riguarda questo elemento, con un altro elemento touch per quanto riguarda la parte di volume e di funzionamento del sistema multimediale, che trova posto qui nella zona inferiore. Tra l'altro la parte di climatizzazione viene tenuta separata rispetto a quella del sistema multimediale, questo per andare a migliorare quello che è il rapporto tra la vettura, tra il cliente e la vettura stessa. Apple CarPlay, Android Auto, c'è di tutto e di più. Vi faccio vedere come si sta dietro, dove trova posto lo stesso stile per quanto riguarda il pannello porta, che ritroviamo anche nella zona frontale. Come vedete non è spaziosissima qui dietro, 2,63 di passo non è nemmeno quasi più un record per quanto riguarda questa categoria, ma tutto sommato ci si sta, e soprattutto il pacco batteria non inficia quella che è la seduta della zona posteriore, si sta tutto sommato abbastanza bene, e qui nella zona posteriore rimane il montante del tunnel centrale. Questo serve nelle varianti normali per far passare l'albero di trazione, sempre che abbiate il sistema 4, invece in questo caso serve ad ospitare parte della batteria, ma anche i sistemi che vanno a raffreddare il pacco batteria stesso, che possono attingere, ed è questa una cosa curiosa, anche dalla climatizzazione della vettura, per cui anche se fa molto caldo la resa del powertrain elettrico è identica a quella di quando la temperatura è più normale. Bocchetta dell'aria qui nella zona posteriore, due porticine USB-C. Direi di scendere su strada con questa 40 TFSI e andiamo a vedere quali sono le prestazioni, come si comporta, e soprattutto direi poi tiriamo anche le somme per quanto riguarda il prezzo. Andiamo! Ed eccoci al volante della nostra Audi A3 plug-in hybrid. Sto viaggiando in modalità completamente elettrica, 67 km, lo potrei fare per un range molto esteso, molto più esteso rispetto a quello del modello precedente, grazie ad un pacco batteria più esteso, perché adesso abbiamo 13 kWh, ma soprattutto una gestione elettrica che Audi è riuscita a mettere a punto in modo decisamente migliore rispetto a quello del passato. Non c'entra quasi nulla l'impegno in Formula E con il miglioramento di questa tecnologia, ma c'entra di più con il fatto che ci sono elementi come il monitoraggio della distanza con il veicolo che precede, che lavora per aumentare o diminuire ad esempio l'intensità del recupero di energia nel momento in cui andiamo a rilasciare il gas. Se abbiamo appunto una vettura molto vicina come la Golf in questo caso, la macchina sente che è carina questa cosa, la macchina sente che la Golf lì davanti è vicina e quindi interviene nel momento in cui andiamo a rilasciare il gas con il massimo del recupero d'energia, per cui di fatto abbiamo una migliore capacità di recupero rispetto a quella che ad esempio avremo in campo aperto, questo per lasciare invece una guidabilità più neutra nel contesto della guida di questa Audi, che cerca di essere il più naturale possibile. Ci hanno tenuto moltissimo i tecnici di Ingolstadt ad assicurarci che il passaggio da frenata rigenerativa a frenata vera è praticamente impercettibile, e devo dire che uno dei miglioramenti che si nota di più su questa vettura è proprio quello, ovvero che l'integrazione tra quello che è il mondo dell'elettrico e quello che è il mondo del benzina è praticamente perfetto, impercettibile il passaggio dall'una all'altra tecnologia, e questo consente anche di avere un ottimo mix prestazionale tra i due motori, perché non solo in frenata ma anche in accelerazione le due unità lavorano all'unisono, e questo consente di avere più comfort, ma soprattutto consente di avere quel miglioramento, quel balzo in termini di chilometri in modalità elettrica, che testimonia anche il passaggio dalla prima alla seconda generazione del plug-in hybrid in casa Audi A3. Si viaggia bene in elettrico, il motore ha 109 cavalli, per cui è una potenza che è paragonabile a quella di un 1.6 benzina aspirato, per intenderci, o di un 1.5 a gasolio, quindi in realtà ce n'è di performance per muoversi sempre in elettrico. Si può arrivare fino a 140 km orari in autostrada, per cui di fatto se vi ricordate di caricarlo ogni giorno, e quindi se vi ricordate di usare esattamente come va usata questa vettura, beh, potete realmente avere dei vantaggi, perché
ci sono innanzitutto delle tariffe proposte da Audi che veramente parlano di un risparmio notevole in termini di costi sulla ricarica, ma anche se ricaricate la vettura durante la notte a casa vostra, tenendo conto uno 0,25 mettiamola così euro per kilowattora, beh, potete ricaricare i vostri 67 km con 2,5 euro. Fate i conti di quanta benzina si spende per percorrere 67 km e soprattutto quanto vi può costare in termini economici, per cui se utilizzate la macchina come è previsto dal costruttore sicuramente potete avere dei vantaggi. Se la usate come una ibrida tradizionale, allora lì il discorso un pochino cambia, perché questa tipologia di vettura ovviamente è più pesante rispetto ad un'ibrida standard, il pacco batterie è pesante, tutti i sistemi di raffreddamento sono pesanti e questo porta il valore di massa fino a 1635 kg a secco, per cui non è poco, è una macchina veramente molto pesante che ha grande supporto da parte del motore elettrico, per cui il peso in realtà in situazioni come queste sparisce. In frenata non c'è alcun problema perché il sistema di recupero di energia assicura fino a 40 kW di potenza negativa, appunto per contribuire alla frenata meccanica, e quindi di fatto la vettura frena anche moltissimo. Chiaramente si sente nei cambi di direzione e nella tenuta laterale in curva, che è un po' meno prestazionale chiaramente rispetto ad una 3 di tipo tradizionale, ma è anche vero che questa A3 è molto più mirata all'utilizzo cittadino, soprattutto per venire incontro a quelle che sono le imposizioni dettate dalla legge, ovvero macchine elettriche, macchine ibride che hanno accesso a aree urbane come questa di Milano in modo preferenziale rispetto a quelle diesel o a quelle benzina, per cui di fatto ci si ritrova e ci si ritroverà ad acquistare macchine con questo tipo di tecnologia proprio per riuscire a vivere un rapporto normale con la propria città, esattamente come si faceva in passato con i motori di precedente generazione. Sembra un controsenso, perché chiaramente nel momento in cui non andiamo ad utilizzare questa vettura come si deve, i consumi salgono rispetto ad un benzina di tipo tradizionale, ma in realtà se la usiamo come si deve, e questo poi ritorniamo sul tema, consente di avere consumi che sono prossimi a quelli dichiarati dal costruttore, ovvero 1,3 litri ogni 100 km e una trentina di grammi chilometro di emissioni di CO2, per cui veramente pochissimo, consumi molto contenuti. E poi devo dire anche la piacevolezza di poter guidare una macchina del genere in elettrico in città, perché non c'è la vibrazione del motore a benzina, non c'è il rumore del motore a benzina di fondo, e devo dire che una macchina di questo genere con 110 cavalli, oltre a muoversi in modo direi più che discreto, permette anche di avere dei valori di comfort che non sono tipici di vettura a benzina o a gasolio di tipo tradizionale, per cui migliora il comfort da un certo punto di vista, e migliora il comfort anche perché Audi su questa nuova generazione di A3 si sente aver lavorato moltissimo, soprattutto per questa variante plug-in hybrid, per avere una perfetta integrazione innanzitutto con la batteria. Certo occupa un po' di posto, ma non è nemmeno una cosa così sconvolgente, e soprattutto quello che cambia è che la rigidità torsionale della scocca stessa è aumentata rispetto al passato, a tutto vantaggio del lavoro delle sospensioni. Anche sul pavé, tra poco lo sentirete, non si sente scricolare nulla, e soprattutto anche a livello proprio di assemblaggi, porte eccetera eccetera, devo dire che la macchina, nonostante il peso, lavora davvero molto bene. Sono stati bravi, si vede che ci stanno mettendo impegno i costruttori automobilistici per venire incontro alle esigenze delle leggi, ma anche alle esigenze sempre più preponderanti di questo mercato. Il mercato delle plug-in hybrid sta salendo ad un passo maggiore rispetto ovviamente a quello delle elettriche, proprio perché questo tipo di soluzione sarà quello che in futuro sarà privilegiato da tutti i costruttori. Volenti o nolenti, questo tipo di motore sarà quello che accompagnerà la transizione verso l'elettrico e magari in futuro anche verso l'idrogeno. Ci siamo a livello prestazionale, perché appunto fa da 0 a 100 in 7,6, supporto dei due motori notevole, il cambio di ESG è sempre una garanzia da questo punto di vista in termini prestazionali. Il motore 1.4 mi chiedo perché sia stato scelto al posto del 1.5, visto considerato che il 1.5 mi sembra un passo avanti rispetto a questa unità, ma comunque c'è da dire che il lavoro svolto per combinare questi
due motori è veramente notevole, e sentite anche qui, l'unica cosa che si sente vibrare è la cerniera del mio zaino. Adesso l'ho fermata, sentite? È silenziosissima, è veramente molto silenziosa, molto ben costruita, dall'idea di essere molto ben costruita da un punto di vista di assemblaggi e di appunto integrazione col suo powertrain, e soprattutto direi è una vettura che consente realmente di avere dei risparmi se utilizzata in contesti come questo, andando però ad unire anche quello che è il mondo dell'automobile tradizionale a benzina. Quindi di fatto, se in città questa macchina è una vera elettrica, fuori porta può diventare anche una vera auto a benzina, certo più pesante rispetto a una normale auto a benzina, ma nel luogo in cui è stata pensata, ovvero le città e l'hinterland, diciamo, la parte elettrica è sicuramente quella che può consentire a questa Audi A3 di trasmettere una miglior sensazione di comfort e ovviamente anche una miglior sensazione di qualità, perché il fatto di non essere rumorosa, il fatto di essere di avere poche vibrazioni all'interno dell'abitacolo, assicura anche un'idea qualitativa decisamente superiore rispetto a quella di una 3 di tipo tradizionale. Per quanto riguarda gli interni, devo dire che la vettura è molto ben fatta ergonomicamente, ricorda le Audi che abbiamo conosciuto sino ad oggi. Mi piace la posizione alzata delle bocchette, può piacere o non piacere da un punto di vista di stile, ma danno una bella idea di refrigerio o di calore già appena montati a bordo. Il fatto che sia stata mantenuta esterna la climatizzazione è sicuramente una gran cosa, come è una gran cosa il fatto che l'Audi MMI è certamente un sistema molto facile da interpretare, ben completo, e mi piace anche molto come è stata integrata la parte di batteria e di gestione della parte elettrica all'interno di questo prodotto, perché è facile da comprendere e soprattutto dall'idea immediata di quanta batteria rimane all'interno e di come la si sta utilizzando. Quindi sicuramente un prodotto molto completo, un prodotto che è stato pensato in ogni minimo dettaglio per essere un Audi A3, ma un Audi A3 elettrificata. Purtroppo il tempo a mia disposizione su questa vettura è terminato, l'abbiamo avuta a disposizione per pochissimo tempo, ma mi ha già fatto capire quali sono le caratteristiche di questo progetto, che certamente riprenderemo in mano un pochino più avanti, anche per dirvi se i dati dichiarati dalla casa di Ingolstadt sono più o meno veritieri. Per il momento ci limitiamo alle prime impressioni di guida su strada, che sono comunque positive per quanto riguarda la parte tecnica e anche per quanto riguarda la qualità della vita a bordo. Con questo è tutto, scendiamo dalla macchina e tiriamo le somme sul prezzo. Ed eccoci qui, prova super terminata, pochi chilometri a bordo di questa plug-in hybrid per scoprire come la tecnologia dell'elettrificazione, della forte elettrificazione in casa Audi, sia notevolmente cresciuta rispetto al passato. Milano è certamente la città giusta per una vettura di questo genere, perché è fighetta, perché ha la tecnologia che consente di entrare nelle zone ZTL senza che nessuno dica nulla. 39.200 euro il prezzo di listino della versione base, poi si sale con la business, si sale ancora di più con la business advanced e si sale ancora di più con la S-Line. Però avete una macchina che è assolutamente in linea con quelle che sono le richieste di comuni virtuosi come questo, oppure con le richieste anche di una politica che è sempre più vicina al mondo dell'elettrificazione e che incentiva anche questa tipologia di autovetture, proprio per consentire un virtuale risparmio in termini di CO2. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. viva la passione per l'auto e full gas sempre. Ciao.